Allora, ok, ci colleghiamo a Roma in Montecitorio, Sala della Regina. Vai. Uccide la cosa. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora, ci conferma Matteo che siamo in diretta. L'audio va bene? Ecco, facciamo prima le prove tecniche, prima di iniziare. Hai conferma? Ok. Allora, inizio io descrivendo un po' l'andamento della giornata, poi Roberta ci farà le conclusioni. Allora, oggi ho seguito il confronto dei gruppi parlamentari, Camera e Senato. È stata un'altra giornata intensa, bella, perché comunque abbiamo parlato di temi anche elevati, alti. E obiettivo della giornata era comunque individuare il candidato che domani voteremo come candidato presidente al Senato e come candidato, candidato presidente alla Camera. E, giusto una premessa, c'è stato un incontro, come tutti avete saputo e visto, richiesto dal Partito Democratico qualche giorno fa, in cui ci volevano confrontarsi su alcuni temi. Ha partecipato Roberto e ha detto chiaramente la nostra posizione. A seguito di quell'incontro, oggi ci è stato richiesto sempre dal Partito Democratico di rincontrarci prima di domani per comunicare vicendevolmente le decisioni prese dai gruppi, appunto comunicare e non fare accordi, per intenderci. E per farlo dobbiamo dare atto che avevamo richiesto al Partito Democratico di farlo in diretta streaming, visto che l'altra volta non è stato possibile farlo, e questa volta abbiamo avuto la disponibilità a farlo in diretta streaming. Non si è realizzato questo perché ci sono stati degli impedimenti tecnici dovuti al fatto che il PD è ancora in riunione con i deputati e i senatori, però diamo atto di questa cosa, che da ora in poi è possibile che tutti gli incontri, a qualunque livello, di qualunque tipo, vengano fatti con le altre forze politiche, incontri istituzionali, possono essere trasmessi in streaming. Anzi, devono essere trasmessi in streaming, per dare la massima trasparenza e tutti si facciano, abbiano le idee chiare su quello che succede, senza intermediazioni. Questa quindi sarà la nostra posizione, la nostra richiesta. Sarà la nostra posizione, la nostra richiesta, e vediamo se anche alle altre parti politiche starà bene questa modalità, ma noi, questo è il nostro modo di relazionarci, quindi in trasparenza. Scusa se ti ho interrotto. No, basta. Ecco, durante la giornata cosa abbiamo fatto? Io vi racconto l'esperienza del Senato e Roberta quella della Camera. 7 persone, ecco svelato finalmente il numero, non dico i nomi perché non mi sembra corretto, sono indifferenti, diciamo, i nomi di quelle 7 persone, l'importante è quello che è venuto fuori. 7 persone si sono autocandidate per il ruolo di candidato presidente al Senato. Queste 7 persone abbiamo dato la possibilità di presentarsi loro e anche delle testimonianze di supporto del gruppo. Dopodiché hanno risposto a delle domande, sono stati votati e i primi due, i due più votati, sono stati poi ulteriormente sottoposti a un ulteriore esame approfondito con domande molto forti, molto particolari, a cui hanno dovuto rispondere per quasi un'ora da parte di tutti gli altri senatori. Quindi sono stati graticolati in maniera molto ma molto approfondita. Alla fine di questo si è proceduto a un'ulteriore votazione e si è arrivati all'individuazione per il Senato della Repubblica del candidato, graticolati in maniera molto ma molto approfondita. Alla fine di questo si è proceduto a un'ulteriore votazione e si è arrivati all'individuazione per il Senato della Repubblica del candidato che tutti noi voteremo domani fin dalla prima seduta, che è Luis Alberto Orellana di Pavia. E mi sono candidato, come ha detto Tevito, come una candidatura spontanea. Penso che potrei anche svolgere questo ruolo, ma non solo io, anche gli altri, secondo me, senatori sicuramente possono svolgere in maniera
migliore di quella che siamo stati abituati a fare, soprattutto pensando a quello che sta chiudendo la sua esperienza oggi, e speriamo che non venga rieletto, perché ci ha fatto penare, ci ha seppellito le nostre raccolte di firme di V-Day per due legislature, e adesso praticamente sono state uno schiaffo alla democrazia diretta che noi invece vogliamo tanto portare avanti. Quindi questa è la sua parte. Adesso lascio la parola agli altri, anche perché tra poco mi metto a scrivere il discorso di corso di insediamento. Abbiamo dato mandato ai ministri di preparare il discorso di insediamento. Bene, così ottimisti, voglio. Allora, io devo dire che sono particolarmente contenta alla fine di questa giornata, perché secondo me aver espresso due candidati 5 Stelle per due ruoli così prestigiosi come sono i presidenti di Camera e Senato è veramente una soddisfazione. È una soddisfazione del gruppo, è una soddisfazione per noi e una soddisfazione per i cittadini che ci hanno dato questo ruolo così importante all'interno delle istituzioni e che si aspettavano i nostri candidati per le seconde, la seconda e terza carica dello Stato. Quindi siamo estremamente soddisfatti di essere riusciti a avere questa voglia di esprimere i nostri candidati e soprattutto la possibilità ai cittadini che ci hanno votato di rientrare proprio in contatto con quelle istituzioni con cui si era perso il rapporto in questi anni. Noi abbiamo lavorato in maniera simile ma leggermente diversa, avevamo una rosa di 9 persone emerse ieri dai gruppi regionali, si sono presentati e hanno effettuato appunto una breve autopresentazione e poi sono stati sottoposti anche loro al fuoco di domande, anche a volte scomode, perché noi siamo un gruppo intellettualmente molto vivace e quindi non ci sottraiamo a domande reciprocamente puntute, e hanno risposto e sono stati valutati ovviamente per queste loro risposte. Dopodiché si è proceduto a un primo turno di votazione, i primi due sono stati poi rivotati al secondo turno, e con piacere io vi annuncio che il candidato presidente per la Camera dei Deputati del Movimento 5 Stelle è Roberto Fico. Ringrazio tutti per la fiducia, che è sempre veramente emozionante. Voglio cercare di essere il più chiaro possibile. Noi siamo la prima forza politica del Paese, è il Movimento 5 Stelle. Ed era ovvio, naturale e da responsabili esprimere un nome per la Presidenza della Camera dei Deputati. Tutte le persone che ci hanno votato, tutti i cittadini che in modo libero hanno condiviso questo progetto, domani in aula volevano un nome del Movimento 5 Stelle, e tutto il gruppo parlamentare ha detto che questo nome andava fatto. E quindi domani noi faremo questo nome, che l'abbiamo appena detto, è il mio e di cui io sono veramente onorato al massimo. Quindi noi che cosa facciamo per cercare di essere proprio chiarissimi? Andiamo in aula e voteremo compatti il nostro Presidente della Camera, e tutti gli altri potranno decidere di fare come meglio credono per loro. La cosa che è importante è che noi del Movimento votiamo noi stessi, votiamo i cittadini, votiamo questo progetto che ricongiunga finalmente le istituzioni con i cittadini. E quando i cittadini e le istituzioni sono la stessa cosa, perché siamo noi, allora può succedere di tutto. E noi questo che stiamo andando a fare, a cambiare il Paese tutti insieme. Vito, se
è squagliata. Noi a questo punto salutiamo tutti gli amici che ci stanno seguendo in diretta streaming. Adesso ci aspetta la conferenza stampa. Ci vediamo presto. Ciao a tutti. Che emozione ragazzi, soprattutto sentire anche la voce un po' rotta di Roberto Fico, evviva. I cittadini 5 Stelle sono dentro alle istituzioni e credo che questo sia un giorno storico per tutti noi, ma stiamo continuando a inanellare uno dietro l'altro giorni storici, è quasi da commozione. Non so che cosa ne pensiate voi, ma io sono davvero molto felice e orgoglioso di vedere queste facce, sentire queste voci e soprattutto ascoltare quelle parole pronunciate con quella delicatezza, con quel rispetto e anche orgoglio di rappresentare le istituzioni, cosa che era stata perduta, smarrita, dileggiata, vergognosamente anche stuprata da una classe politica per la maggior parte delle volte assolutamente indecente, anche per colpa nostra, ma adesso insomma è giunto il momento di cambiare pagina, quindi grazie mille ai ragazzi e in bocca al lupo, che è un grande auspicio, perché il lupo tiene in bocca i piccoli per portarli e proteggerli dai pericoli, e quindi evviva il lupo, evviva il Movimento 5 Stelle, evviva i cittadini dentro alle istituzioni.